Manifestazioni in tutti i comuni d'Italia nel giorno in cui si celebra la giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Convegni, spettacoli, testimonianze, cortei caratterizzano questa giornata che non deve rimanere fino a se stessa perché le violenze si consumano tutti i giorni. Dai ministri Lamorgese e Gelmini arrivano impegni per varare leggi più dure, ma poi queste vanno applicate. Si parla di utilizzare immobili confiscati per creare centri di accoglienza con il carattere della riservatezza per prevenire azioni violente consumate soprattutto in famiglia da mariti violenti o da ex. Le donne vanno tutelate tutto l'anno e l'augurio che convegni e dibattiti di oggi non si traducano in passerelle. Spesso le invocazioni di aiuto delle donne non hanno avuto immediati riscontri dalle istituzioni e quindi si assiste a cronache di delitti annunciati. E intanto oggi le celebrazioni ad Alcamo, all'Istituto Tecnico Gerolamo Caruso, messa in scena una performance artistica videoteatrale. Questa non sono io, attrice Martina Salato, produzione Associazione Le Pleiadi. E sabato prossimo il Comune di Alcamo ha organizzato alle ore 17 al Collegio dei Gesuiti un convegno sulla violenza delle donne ispirandosi a Franca Viola. Ascoltiamo ora l'intervista con Elisa Palmieri, presidente dell'Associazione Le Pleiadi. È una giornata di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne, è una giornata internazionale che noi vogliamo celebrare facendo entrare nella quotidianità di una donna che subisce violenza tutti gli spettatori. Iniziamo dal mondo della scuola perché il problema educativo culturale è alla base di questo grave fenomeno. Si parla sempre di raptus di follia a proposito dei femminicidi e di problemi psicologici a proposito di fatti di violenza che riguardano più il quotidiano, i maltrattamenti. In realtà il fenomeno è molto più grave, è molto più radicato sulla società e ha a che fare con l'educazione, con la formazione culturale. Il ruolo delle Pleiadi qua ad Alcamo? Noi siamo una piccolissima realtà, una piccola associazione che è formata da avvocati, da psicologi e ci avvaliamo anche della collaborazione molto importante di professionisti che chiamiamo per fare degli incontri di sensibilizzazione. Come quello di oggi. In realtà noi seguiamo le persone che ci contattano attraverso un numero telefonico, un numero fisso e un numero di cellulare che è collegato al fisso, siamo rintracciabili a seconda della richiesta, possiamo fare un intervento che sia mirato all'esigenza della donna che si rivolge a noi e quindi un'esigenza di una consulenza legale, psicologica, economica, perché abbiamo anche un protocollo d'intesa con noi con dottori commercialisti di Trapani, che fornisce aiuto.